Infatti non a caso Jessica Nigri è la mia youtuber preferita, anche se dopo mesi e mesi che la seguo non ho ancora capito di cosa parlino i suoi video. Ed è intorno a questo fuoco caldo e silenzioso che vi voglio raccontare la storia di come il canale più grande di YouTube Italia è nato. E esatto, sto parlando proprio del canale di Dario Fashion Blogger. Ciao! Ho la bocca piena. Ma va, sto parlando di Pura Fibra Italiana e di come è nata la nostra storia. Nostra, mia e di tutti voi che siete iscritti a questo canale e che, se non lo siete ancora, è il momento di iscriversi, perché così sosterrete quella che è l'ideologia di portare una connessione più potente in tutta Italia, la pura fibra italiana. Era il 2011 quando il giovane Otti giocava a Yu-Gi-Oh! Tutti i giorni. Andava al negozio in centro a Padova per giocare a Yu-Gi-Oh! Insieme a tutti i suoi amici, quando un giorno decise di aprire un suo canale YouTube apposta per far vedere quelli che erano i suoi mazzi di figurine. Così iniziò a fare i primi video e solo con 21 iscritti totalizzava cose come 3.000, 5.000, 6.000 views, anche perché al tempo i video dei mazzi di Yu-Gi-Oh! Andavano alla grande. Però non era un vero e proprio canale, era molto impersonale, era molto brutto. Andando un po' più avanti, giusto di un anno, Black Ops 2 diventa il gioco più famoso di tutto il tempo, come lo è Fortnite adesso. Praticamente Black Ops 2 lo si vedeva dalla mattina alla sera, c'erano video di ogni tipo, veramente dalla mattina alla sera era il gioco, forse il miglior Call of Duty mai fatto, sicuramente a mio avviso il miglior Call of Duty mai fatto. E io ci giocavo spessissimo con la mia grandissima PlayStation 3, che purtroppo però non potevo registrare le cose che facevo perché mi mancava l'oggetto fondamentale, perché adesso con la PlayStation 4 si può registrare direttamente con la PlayStation. Al tempo, con le vecchie PlayStation, bisognava avere un oggetto particolare. Tra le tante cose che facevo, facevo l'animatore nella parrocchia di paese. Cioè, dico paese anche se in realtà è di quartiere, abitando io a Padova, quindi in città. E tra tutte le persone che c'erano lì, attenzione, attenzione, Zu un giorno mi dice: ma vecchio, io avrei voglia di aprire un canale. Te, non so, te ne intendi di editing? E gli faccio: boia, sì, io ho un canale, faccio i video dei mazzi di Yu-Gi-Oh! Bla 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 bla. E così Zu mi dette quella spinta per iniziare. Così fu deciso. Avremmo fatto un canale, non eravamo io e Zu, ma attenzione, c'era un terzo membro che tanti di voi neanche sanno. E no, non sto parlando della Tina, sto parlando di Munk. E voi direte: ma che cavolo è? Già malapena so chi è Zu. Ma dov'è? Chi è sto Munk? Munk fu il quarto membro di Pura Fibra Italiana che abbandonò per primo e per sempre, perché i suoi genitori non volevano che lui facesse questo tipo di carriera. E vi dirò la verità, Munk comparve sul canale ancora prima che Zu comparisse. Eravamo in tre, avevamo già il mio canale con ben 21 iscritti, quindi era già un punto ottimo su cui iniziare, ma ci mancavano due cose: il nome del canale e una bella intro per il canale. Per la intro del canale non c'era problema, perché una mia amica, abbastanza carina, era in una band, e quindi ho detto: bene, allora io gli faccio pubblicità a lei utilizzando una sua canzone, e lei in cambio appunto mi fornisce questa canzone. Quindi scrivo a questa mia amica: ehi, senti un po', so che tu sei in una band, ti va di farmi una intro con qualche musica delle tue? E lei fa: purtroppo non sono più in quella band perché, diciamo, ho litigato con certa gente. E gli faccio: ah, ok. Beh, vabbè, se vuoi puoi fare di tanto in tanto dei gameplay, perché lo sappiamo che le tizie nei gameplay attirano un sacco, soprattutto se hanno le melle di fuori. Almeno a me attirano un sacco. Infatti non a caso Jessica Nigri è la mia youtuber preferita, anche se dopo mesi e mesi che la seguo non ho ancora capito di cosa parlino i suoi video. E quindi ecco come Tina è entrata a far parte di Pura Fibra Italiana. In realtà non è proprio entrata a far parte, era: sì, facciamo dei video di tanto in tanto, e poi l'ho messa nel gruppo WhatsApp di Pura Fibra Italiana e, diciamo, non se n'è mai andata. È tipo, non è né ufficiale né disufficiale, cioè un membro così ad honorem tipo. Però le cose non sono sempre fantastiche come sembrano, perché nonostante io e Zu abbiamo investito in questo canale, mettendo da parte, sudando, andando in miniera, andando a zappare la vigna, 30 euro a testa per comprare l'oggetto per registrare, diciamo, la PlayStation, alla fine finimmo per non utilizzarlo praticamente mai, perché era veramente scomodo, era veramente lento, c'erano un sacco di cavi, c'era un sacco di lag, cioè veramente era una roba assurda. E soprattutto anche i nostri mezzi non ce lo consentivano, perché il mio PC faceva schifo, veramente lavoravo con una roba da schifo. Lui tanto anche, ma almeno io avevo la fibra. Ed è proprio per questo che il nome Pura Fibra Italiana nasce. Infatti adesso vi racconterò com'è nato Pura Fibra Italiana. Una sera stavamo giocando come al solito a Black Ops 2, come vi ho detto prima, a zombie. E purtroppo, nonostante io avessi la fibra, quindi la mia connessione era, Zu non ce l'aveva, e quindi la sua connessione era
Quindi per tutta la sera lui lagava e io invece no. E quindi dicevo, vedi vecchio, questa è la pura fibra italiana, vedi questa. Il giorno dopo avevamo il Grest la mattina, e quindi dopo aver preparato nella mattinata le varie cose, avevamo quella mezz'oretta, 20 minuti dove potevamo fare quel cavolo che ci pareva, aspettando che arrivassero tutti i bambini. E quindi ci siamo messi a giocare a basket insieme ad altri ragazzi. E ogni volta che qualcuno faceva un tiro, sbagliava un tiro, dicevamo cose di tipo informatico barra da gaming. Quindi se uno faceva un canestro, era un connessionato. Se uno sbagliava, laggava. Oppure se uno faceva più canestri di fila, era un pro player. E cose di questo genere qua. Cioè, ci divertivamo a sparare stronzate. E tra queste, ogni volta che uno faceva tanti canestri, pam! Vedi vecchio, questa è la pura fibra italiana. Questa è la pura fibra italiana. E quindi questo nome, detto la sera prima, continuava a tornare. Così decidemmo che quello sarebbe stato il nome del canale. Pura fibra italiana, un inno per tutti coloro che hanno una connessione scarsa e che vorrebbero avere sicuramente una connessione migliore, o per quelli che hanno una connessione buona ma vorrebbero avere ancora di più. E poi è tutto un controsenso, perché io sono moldavo, adesso nel canale ci sono solo io, però comunque il canale si chiama Pura Fibra Italiana, non Pura Fibra Moldava o Octi o qualsiasi altra cosa. Sinceramente ho inventato io questo nome e ne vado veramente fiero, mi piace tantissimo e per me rappresenta una famiglia, quindi non capisco perché io debba cambiarlo. Tanti di voi mi dicono, adesso che non ci sono più gli altri, perché non cambi il nome del canale? Perché mi piace Pura Fibra Italiana, è il nome della nostra famiglia e sicuramente non ha senso cambiarlo. Il canale, ok che è mio, ma tutti voi lo sapete, non c'è bisogno che io lo chiami OctiPFI perché voi lo sappiate. Pura Fibra Italiana è un inno, è una famiglia. E veramente grazie a tutti voi che ne fate parte, iscrivendovi al canale e attivando la campanella. Se non attivate la campanella siete dei figli. Mi rifiuto di dire che siamo della stessa famiglia io e voi, maledetti. Dai, sto scherzando. Però non tutte le cose sono belle come sembrano. Infatti io ho sempre fatto più video di tutti gli altri. La Tina ne faceva uno ogni 7 mesi, Zu ne faceva uno ogni 3 mesi, io ne facevo uno ogni 2-3 giorni. Sono sempre stato io il vero youtuber di questo canale e tuttora ora sono l'unico di questo canale. Perché praticamente per me fare un video, per me registrare e caricare video è un album dei ricordi. Per me il mio canale è un album dei ricordi, perché quando voi vedete un video vedete solo quello che è editato da me, quello che c'è. Ma quando io vedo un video vedo tutto quello che c'è dietro. Io molte volte guardando un video mi ricordo ciò che provavo in quel periodo, che emozioni ho provato facendo quel video. Mi ricordo tantissime cose. E perché ho questa passione qua e questa voglia dei ricordi? Perché da piccolo mio zio, mentre avevo 3-4 anni, mi riprendeva dalla mattina alla sera. Qualsiasi cosa facessi, lui aveva la macchinona che faceva le videocassette e mi riprendeva sempre. E quando sono cresciuto amavo guardare tutte le vecchie cassette dove ero un bambino piccolino e facevo cose da cretino. Quindi ho detto, no cavolo, io voglio avere delle riprese della mia vita, qualsiasi. Voglio vedermi com'ero. Voglio che tra 5 anni potrò rivedere questi momenti, questo video qui, e dire, cavolo, mi ricordo cosa stavo pensando mentre lo stavo facendo. Per me YouTube è un enorme album dei ricordi. E quando vedo dei video capisco quello che c'è dietro, che magari uno spettatore, diciamo, non vede, non può sapere. E per questo io ho sempre avuto questa spinta di fare un sacco di video, mentre gli altri non trovano né l'ispirazione né niente. Poi un giorno il nostro canale è cresciuto tantissimo. Nel 2018 siamo esplosi di brutto. Perché? Perché Fortnite stava salendo di moda. Proprio stava diventando il gioco più famoso del momento. E chi lo aveva portato prima che tutti gli altri lo portassero perché era diventato famoso? Sì signori, proprio io. Proprio Octi di Pura Fibra Italiana. Fortnite era la versione per poveri di H1Z1, ma era bellissimo, era potentissimo. Iniziamo a farci i video e quando Fortnite spopolò, il nostro canale spopolò insieme a lui, perché era l'unico canale o uno dei tra i pochissimi a portare Fortnite. E quindi da diventare youtuberini, diciamo, molto simpaticini, che facevano i video un po' tanto per, siamo diventati youtuber seri, che hanno un seguito molto grande, che hanno degli impegni e degli obblighi, perché se non portiamo video YouTube ci ammazza e voi ci ammazzate, chiaramente. Ma col tempo ci siamo resi conto che comunque quella che è la carriera di YouTube non è tutta rose e fiori come viene dipinta da fuori, che ci sono un sacco di cose brutte dall'interno, soprattutto dal punto di vista delle tasse italiane, dalla fiscalità italiana, che quella ti ammazza di brutto, perché se tu fai 1000 euro praticamente alla fine ne arrivi a tenere 200 tra tutte le tasse e le varie robe che hai da pagare. Infatti quello che è il problema più grande è che per fare lo youtuber, quando inizi a guadagnare, devi pagare l'INPS. L'INPS, adesso non sto a spiegarvi ste robe difficilissime, però vi dico, praticamente dovete pagare 3600 euro l'anno. Se voi non riuscite a farli, allo Stato non gliene frega niente, perché voi solo facendo gli youtuber, se guadagnate, perfetto, 3600 euro. Se siamo in tre in un canale, vuol dire che un solo canale deve pagare 3600 euro a tre persone.
persone, cosa impossibile. Zu si è ritrovato a dover decidere se continuare con questa carriera dello youtuber oppure no, e Latina lo stesso coso. Tantissima gente mi sta chiedendo: ma che fine ha fatto Zu? Beh, la sua scelta è stata quella di non continuare per questa carriera, perché non riuscirebbe mai a avere questi 3600 euro da mettere da parte. Ha fatto un video, ve lo linko in descrizione, in modo che se volete vederlo, insomma, lo trovate lì, che spiega tutto. Ha fatto un video per bene dove cerca di spiegare un po' al meglio quelle che io ho cercato di riassumervi in pochi secondi. E Latina idem. Io invece ho continuato per lo stesso discorso che vi ho detto prima. Per me è un album di ricordi, e nonostante 3600 euro siano tanti, perché vi ricordo, 3600 euro bisogna pagarli, poi finalmente arrivano i guadagni, ma che a fronte dei 3600 euro da versare, quindi è grazie alle vostre donazioni durante le live, ai vostri abbonamenti, a qualsiasi tipo di supporto monetario che comunque voi fornite, anche tramite supporto a un creatore col codice OctiPFI, qualsiasi cosa di questo genere aiuta me a continuare a fare questa carriera e a non dover andare a zappare la vigna o andare a lavorare in miniera, che sarebbe l'alternativa. Se vi interessa, 5000 like a questo video, quindi spammatelo ai vostri amici, spammatelo dappertutto, e vi spiegherò tutti i simboli di Pura Fibra Italiana: il cappello, le varie frasi più famose, chiaro, finocchio, Jack Gordon non perdona, qualsiasi tipo di cosa, anche il fondotinta di Capitan Blazer.